Dunque, sono due mondi che si scontrano. Quello della borghesia potrebbe anche essere dipinto in realtà come un proletariato medievale. Sono delle persone semplici, con valori molto forti, in realtà portano avanti anche dei valori che per noi sono difficili da riconoscere come attuali. Il mio personaggio Luise ha un amore smisurato nei confronti del padre, in realtà potrebbe anche essere considerato un padre padrone, ma in realtà no, perché è una delle figure più rivoluzionarie del teatro, perché le mettono in bocca certe parole che potrebbero essere dette tranquillamente anche da Antigone. In realtà sì, e quindi è uno scontro tra due mondi che però si avvicinano molto al nostro, non sono poi così lontani. Beh, dunque, il grande merito di Marco è quello anzitutto di essere un uomo di grandissima cultura e di grandissima passione, perciò la volontà di far emergere questo testo dalla polvere del passato è già un merito enorme. È un regista che pensa molto al cast, perciò questo cast è stato fatto con grande cura e grande amore, e è un uomo che come regista riesce a portare lo spettatore in mondi veramente lontanissimi. E questa è una magia che pochi narratori sanno fare, pochi registi sono capaci di fare. Beh, dunque a Padova è stato un grandissimo successo, in realtà è stato un successo quasi ovunque e per questo ne siamo felicissimi. Quali sono le mie aspettative? Di tornare a casa e di stare bene come negli altri posti. In realtà siamo tutti molto emozionati perché tornare qui è sempre un'emozione, sempre casa, e perciò è bello, è brutto, è emozionante nello stesso tempo. Sono una appassionata di teatro e faccio abbonamento tutti gli anni. Allora, Simone e Lisa, io sono siciliano. Io vengo da Udine. Il teatro cos'è? Il teatro è una cosa seria. Allora, io sono francese e sono allieva del teatro stabile e quindi niente, ne approfitto e vengo a vedere spettacoli qua. Un'importante scuola. Un'importante esperienza per noi giovani per approcciarsi al mondo del teatro in maniera professionale e scoprire comunque, scoprire un lato di se stessi. Io sono molto nascosto. Più brutto, lui è più bello, quindi lui dice le cose serie, io no. Ma diciamo, è difficile dirlo perché Sciacaluga spesso ha dei colpi di genio che sono entusiasmanti, quindi aspetto il colpo che arriverà sicuramente.